Buonasera telespettatori, telespettatrici, benvenuti a questo evento molto importante per tutti coloro che credono, ma comunque ugualmente importante da un punto di vista culturale, storico. Stiamo celebrando qui ad Altavilla Milicia, in diretta sia sul digitale terrestre che in streaming, un evento che accade contemporaneamente in molti altri posti del mondo, in tutte le diocesi del mondo, così come ha voluto il Papa nell'indizione, nella bolla di indizione di questo giubileo. Sì, perché quello che celebreremo è l'apertura della Porta Santa Giubilare. Molti di voi sanno che il giubileo è un evento che è stato istituito nella storia della Chiesa Cattolica a partire dal 1300 dal Papa Bonifacio VIII. Il giubileo in realtà si rifà a una tradizione antichissima del mondo ebraico. Ogni 50 anni veniva celebrato un anno che per ragioni pratiche prevedeva il riposo delle coltivazioni. Questo avrebbe consentito di migliorare la qualità dei raccolti successivi. E però contemporaneamente ogni 50 anni, in realtà era un anno che cadeva dopo un numero 49, che secondo antichissime tradizioni di tutte le popolazioni orientali, come sapete 49 è un multiplo di 7, quindi ogni 7 volte 7 anni, quindi ogni 49 anni era previsto un anno di riposo. Il numero 7 in tutta la Bibbia, nell'Antico Testamento e ancora nella tradizione cattolica, è un numero che riveste una grandissima importanza. È un numero che indica il rapporto con la divinità, è un numero che indica la presenza del Signore. Ecco, dicevamo, ogni 50 anni presso il popolo ebraico veniva celebrato un anno nel quale c'era la remissione dei peccati, la liberazione degli schiavi, la restituzione delle terre. Era in qualche modo uno strumento attraverso il quale si potesse restituire a chi aveva poco ed evitare che ci fossero troppe disparità tra i ricchi e i poveri. Ecco, questo fu quello che venne in mente al Papa Bonifacio VIII nel 1300, volendo indire un giubileo per la Chiesa Cattolica. La parola giubileo prende il nome dallo Yobel, che era il corno di ariete che veniva utilizzato proprio per annunciare l'inizio di questo anno di festa, di remissione dei peccati e di liberazione degli schiavi. Ecco, Bonifacio VIII volle proprio che il giubileo venisse celebrato per, ancora una volta, la remissione dei peccati. E in qualche modo si stabilì che questa cadenza venisse portata dai 50 anni della tradizione ebraica a 100 anni. Quindi nella bolla originaria di indizione del primo giubileo della storia cattolica del 1300 si stabiliva che il secondo giubileo sarebbe stato nel 1400. Successivamente però il Papa che successe a Bonifacio VIII nel 1350 decise di riportare il giubileo alla sua tradizione originaria, quella della scrittura dell'Antico Testamento, dei 50 anni. E quindi da quel momento fu stabilito che poi il giubileo venisse celebrato ogni 50 anni e poi successivamente nella tradizione cattolica questa durata, questo lasso di tempo fu ancora dimezzato ai 25 anni attuali. Quindi gli anni santi giubilari sono celebrati nella Chiesa Cattolica ogni 25 anni, salvo l'indizione di anni santi speciali o particolari. Questo è proprio il caso perché siamo nel 2015, il passato anno giubilare ordinario è stato nel 2000, tutti quanti lo ricorderete. Fu celebrato da uno stanco Giovanni Paolo II, stanco perché malato, provato, ma con un vigore straordinario. Probabilmente tanti di voi ricorderanno la bellissima serata di agosto a Tor Vergata, in cui il Papa, alla presenza dei giovani, Giovanni Paolo II, mostrò ancora una straordinaria energia e uno straordinario vigore fisico, nonostante, diciamo,
gli anni e la malattia lo avessero grandemente provato. Ma lo stesso Giovanni Paolo II aveva indetto nel 1983 un anno santo speciale che venne chiamato Anno Santo della Redenzione, perché cadeva a 1950 anni dalla morte di Cristo, avvenuta secondo ovviamente il calendario che tutti quanti adottiamo nel 33 d.C. Ecco, quindi questo non è il primo anno santo straordinario di questi anni, perché celebriamo, diciamo, un secondo anno santo straordinario a distanza di circa 30 anni, 32 anni per l'esattezza, da quello straordinario del 1983. E questo anno santo straordinario voluto e indetto da Papa Francesco è stato, per volontà espressa del Pontefice e come ricordato nella bolla di indizione del Giubileo stesso, è stato intitolato alla misericordia di Cristo. Quindi celebriamo l'anno santo della misericordia. Ma perché l'anno santo è caratterizzato dall'apertura della porta? Vi dicevo all'inizio, quando ci siamo collegati, che ci troviamo qui ad Altavilla Milicia, che come sapete è un santuario mariano, il santuario mariano più importante della diocesi di Palermo, e molti di voi si chiederanno come mai venga celebrato una ricorrenza giubilare in un santuario e non nella chiesa cattedrale. In realtà bisognerebbe dire che per volontà espressa di Papa Francesco e unitamente alla celebrazione a questa diciamo caratteristica portante del giubileo, che è quella della misericordia di Cristo, va anche aggiunto che Papa Francesco ha voluto e fortemente chiesto che l'anno santo giubilare venisse celebrato in tutte le diocesi del mondo, con apertura di porte sante in tutte le chiese cattedrali di tutte le diocesi del mondo. E questo è un primo segno molto indicativo dell'idea che già Papa Francesco ha ribadito più volte nel corso del suo pontificato, di una chiesa policentrica e di un Papa come segno dell'unità di tutti i cristiani, ma una chiesa che ha tanti centri e che respira con il mondo, allo stesso respiro del mondo. Se ricordate, credo che quella sera dell'elezione di Papa Francesco è rimasta impressa nella mente di tutti, quando il Papa disse i signori cardinali hanno dovuto scegliere un pontefice e sono andati a prenderlo dalla fine del mondo. Ecco, questo essere simbolicamente dalla fine del mondo è stato in qualche modo un segno che Papa Francesco ha voluto tradurre nel suo ministero. I posti più lontani dal centro della cristianità, che è Roma, sono posti centrali. Questo qui è un messaggio che in qualche modo si rifà al cuore del Vangelo. Gli ultimi saranno i primi, i poveri, gli ultimi, i diseredati sono coloro che occupano i primi posti. Ed ecco, accogliamo, vedete accanto a me sta per passare il cardinale Paolo Romeo, che è stato vescovo di questa diocesi per 8 anni. Ecco, saluta adesso il nostro parroco Don Salvo Priola, presente alla presenza delle autorità, e adesso, ecco, farà ingresso per indossare i paramenti sacri per la vestizione. Ecco, dicevamo, mentre ci prepariamo, ecco, a questo momento di apertura della Porta Santa, dicevamo proprio che il Papa Francesco ha fortemente voluto e desiderato esprimere in tutto il suo ministero l'idea che non c'è un solo centro
cioè Roma, il centro della cristianità al quale fare riferimento, ma in tutti i posti del mondo, laddove è presente la Chiesa del Signore, ecco, in tutti questi posti è presente Cristo stesso, laddove ci sono poveri, ultimi, persone sole, ecco lì la Chiesa deve manifestare la sua vicinanza, la sua presenza, essere accanto alle persone che camminano. Questo è il senso della misericordia, ecco, che è centrale in questa celebrazione del Giubileo. Allora, dicevamo, un momento essenziale della celebrazione giubilare è appunto l'apertura della Porta Santa. Probabilmente qualcuno si chiederà in che cosa consiste questo rito. È in realtà un rito molto semplice che consiste nel mostrare e ricordare a tutti i cristiani che Cristo stesso è la porta, come riportato nelle parole del Vangelo. Io sono la porta, e quindi, come dire, passare, sostare presso la porta vuol dire entrare nel mistero di Cristo, vuol dire riconoscersi cristiani. E in questo anno in cui il mistero è quello, cioè l'anno giubilare in cui ricordiamo il centro è Gesù misericordioso, ecco, fare questo vuol dire passare le tante porte che vanno aperte. Sono le porte dell'indifferenza, le porte dell'odio, le porte della incapacità di comunicare tra i popoli e le culture diverse, ma verrebbe anche da dire, stando ai fatti di questi giorni, varcare tutte le porte delle guerre o presunte tali, anche nelle quali ci sono elementi religiosi o presunti tali. Ecco, questo è il mistero di Gesù misericordioso, e questo è il principio di riferimento che informa tutto questo anno santo. Quindi ogni fedele, ogni cristiano, ma anche ogni persona di buona volontà, per dirla come ebbe a dire un grande pontefice, Giovanni XXIII, che chiedendo, diciamo, scrivendo a proposito della pace, si rivolgeva a tutte le persone di buona volontà. E anche questo pontefice, Papa Francesco, ha fatto spesso riferimento al magistero di Papa Giovanni XXIII, anche lui, come sapete, assieme a Giovanni Paolo II, proclamato santo da poco. Ecco, questa idea di varcare la porta è proprio entrare nel mistero di Cristo, è proprio avvicinarsi a questa idea di Cristo, espressione della misericordia. La parola stessa misericordia ci dice che bisogna avere un cuore semplice. Al centro della parola misericordia c'è l'idea di avere un cuore semplice. Ecco, adesso chiediamo al sindaco di Altavilla se ci può dire qualche parola su che cosa vuol dire, secondo lui, questo evento straordinario, cioè l'apertura di una porta santa nel nostro santuario mariano di Altavilla. Allora, intanto volevo portare i saluti del sindaco, io sono il vice sindaco. Il sindaco sta poco bene e quindi non ha potuto presenziare a questo evento importante. Ebbene, per noi è un'occasione fondamentale questa, sia per la nostra fede, perché sappiamo tutti che il comune di Altavilla Milicia ha una fede mariana immensa, e quindi diciamo che è un'occasione importante poter aprire questa porta. La porta è semplicemente un simbolo proprio, però non dimentichiamo che appunto siamo nel Giubileo della Misericordia. Misericordia appunto perché tutti dobbiamo avere un poco più di pazienza, dobbiamo essere un poco più buoni, siamo anche nell'attesa del Natale, e quindi pensare un poco di più agli altri. Questo deve essere proprio un'occasione di riflessione, a parte che
non è da perdere appunto l'indulgenza plenaria, perché come sappiamo oggi chi attraverserà quella porta riceverà l'indulgenza plenaria. L'indulgenza plenaria deve essere un'occasione proprio per la ripartenza. Ripartenza appunto dai sentimenti buoni, dai sentimenti verso il prossimo, verso chi sta meno bene di noi. Quindi per noi deve essere un'occasione di riflessione e un'occasione per il prossimo. Grazie, grazie. Sì, ecco, mentre siamo quasi pronti per questo momento processionale, ecco, chiudiamo dicendo, nel prepararci a questo momento iniziale, nel quale ci sarà una processione che ci porterà fino alla porta del santuario che verrà aperta, dicevamo, il Papa ha voluto che ci fossero tante chiese nelle quali venissero aperte le porte, certamente la chiesa cattedrale di ogni diocesi, ma nella diocesi di Palermo il cardinale Paolo Romeo insieme al nuovo vescovo di Palermo, sapete, è Monsignor Corrado Lorefice, che è stato eletto vescovo di Palermo circa un mesetto fa e poi ha avuto l'ordinazione episcopale due settimane fa, il 5 di dicembre, in cattedrale, hanno voluto che ci fossero altre tre porte giubilari, cioè tre luoghi nei quali poter sperimentare la possibilità di incontrare la misericordia di Cristo passando attraverso la porta, che sono: uno è questo santuario mariano che, come molti di voi sapranno, è stato eretto santuario mariano più importante della diocesi di Palermo dal cardinale Salvatore De Giorgi, come riportato in un'epigrafe che sta proprio all'ingresso della chiesa. Poi un altro santuario carissimo a tutti i palermitani, che è il santuario della Santuzza, cioè il santuario di Santa Rosalia. E poi c'è un terzo luogo molto significativo proprio per quello che dicevo prima, che è la chiesa nella missione di Speranza e Carità di Biagio Conte. Ecco, anche questo credo che sia un segno che ha bisogno di poche spiegazioni, cioè è un segnale di come si possa incontrare Cristo nei poveri, nei piccoli, nei semplici, che è stato ed è ancora il centro della missione di Biagio Conte, che ha fatto, diciamo, di questa esperienza di accompagnamento degli ultimi a Palermo il centro della sua vita. E quindi, come dire, anche l'apertura di questa porta segnala proprio che è questo l'atteggiamento con il quale ci dobbiamo accostare all'anno santo. Non solo vivere i riti, che certamente sono importanti, sono essenziali e per un cristiano sono una fonte alla quale attingere, ma contemporaneamente anche, ecco, avere la possibilità di vivere, essendo questo il giubileo della misericordia, bisogna vivere questo momento accompagnandolo con le opere. Le opere di misericordia, quelle classiche della tradizione cattolica, ma tutti quegli atteggiamenti che possono aiutare un cristiano a vivere profondamente la propria fede in sintonia con il suo Signore. E quindi, ecco, nel prepararci a questo momento, come vedete, ci sono le candele e la croce e ci si sta preparando al momento introitale. La liturgia per questo momento prevede quattro momenti. Ci sarà un momento iniziale che, così come riportato nei riti di apertura, viene definito stazio, cioè in cui c'è un saluto, una ammonizione iniziale e poi viene letta la parte di indizione, una parte della bolla di indizione del giubileo della misericordia.
che ricordo si chiama Misericordiae Vultus. Poi ci sarà un momento processionale e anche qui la processione, come tutti ben sapete, è segno del pellegrinaggio, è segno, come viene ricordato nella bolla di indizione Misericordiae Vultus, è segno peculiare dell'anno santo, perché icona del cammino che ogni persona compie nella sua esistenza. Ecco, come c'è il canto che accompagna la processione, ecco, in questo momento ci troviamo nel piazzale, nel piazzale cosiddetto Baglio della Chiesa Madre. Ecco, ci stiamo spostando lentamente in processione verso la porta del santuario che dà sul Belvedere. Ecco, accompagnati dai canti, in un momento in cui c'è grande silenzio, che è espressione della devozione e dello spirito con il quale il popolo, tutto il popolo altavillese, ma probabilmente anche tanti fedeli che da tutte le parti della diocesi di Palermo sono venuti qui per celebrare questo anno santo, perché questa chiesa, come sapete, è una chiesa, il santuario mariano è molto amato. In occasione della cosiddetta festa della Madonna in settembre ci sono migliaia e migliaia di fedeli che affollano tutte le celebrazioni e i momenti classici in cui si ricorda la storia della quadro della Madonna della Milice. Ecco, immagino tanti di voi sapranno che all'interno di questo santuario, che ha un'antichissima storia di circa 4 secoli, è custodito un prezioso quadro della Madonna che si dice sia stato dato dai pirati ai cittadini altavillesi. Ecco, in realtà qui viene mescolato, ovviamente si mescola come sempre in tutte queste tradizioni popolari, la leggenda con i fatti storici, però una cosa è certa, che da quel momento sicuramente nacque, la leggenda narra che poi quel quadro venne trasportato con un carro trainato da buoi fino ad Altavilla, dove poi venne eretta una chiesa, successivamente il santuario. Però certamente la devozione che ne è venuta, che ne è nata, è stata una devozione profonda, duratura, e che diciamo ad Altavilla si respira, e che è anche molto diffusa, come dicevamo poco fa, in tutta la diocesi. Cioè ci sono tantissime persone che a settembre fanno dei pellegrinaggi addirittura a piedi, da Trabia, da Termini Imerese, perfino da Palermo, per giungere fino al santuario e quindi vivere, diciamo, il momento della festa. Ecco, adesso ci stiamo muovendo su Via Loreto, e stiamo adesso, fra qualche istante, gireremo sulla destra per arrivare al Belvedere. Ecco, il Belvedere è una terrazza panoramica che sta proprio di fronte alla porta della chiesa e che dà sul mare. Ecco, per la storia del quadro della Madonna si incrocia proprio con la storia di Palermo, perché gli anni
del ritrovamento del quadro, sono gli anni, coincidono con gli anni in cui si celebrava già la festa della Santuzza di Santa Rosalia, e quindi si seppe che i pirati avevano oltraggiato il quadro della Madonna, e quindi la notizia arrivò a Palermo, e quindi quello che accade è che ne nacque una grande devozione nei confronti della Madonna. Ecco, così come la Santuzza, Santa Rosalia, aveva liberato la città dalla peste, allo stesso modo accadde che la Madonna della Milicia aveva liberato la città dagli attacchi dei pirati. Ecco, c'è questo incrocio continuo che rimanda, ecco, la storia della Madonna della Milicia alla storia di Palermo. E infatti, come vi dicevo, a proposito del Belvedere, ancora oggi c'è la tradizione che il quadro della Madonna, prima di rientrare nel santuario al termine della processione l'8 settembre, deve sostare nel Belvedere con la faccia rivolta verso Palermo, perché ancora oggi la Madonna deve proteggere e benedire la città. Ecco, come vedete, stiamo per accostarci alla porta. Vedete ancora il cardinale Paolo Romeo insieme a tutti i concelebranti che sta per avvicinarsi. Qui c'è una densissima folla di fedeli che attende questo evento in grandissimo silenzio, e l'atmosfera è di grande preghiera, è veramente di grande attesa, di grande trepidazione. Ecco, ciascuno cerca di preparare il suo cuore a questa apertura della porta. L'apertura della porta è un segno, è soltanto un simbolo che vuole dire il desiderio che ciascuno apra la porta del suo cuore a Cristo. È come, per dirla con le parole del grande pontefice Giovanni Paolo II, oggi santo, ecco, aprite, spalancate le porte a Cristo. Questo è il messaggio: aprite e spalancate le porte a Cristo che è la misericordia, come dicevamo prima, il segno, Cristo stesso è la porta, e quindi aprire la porta vuol dire proprio mettere al centro Cristo che è la porta. Ecco, ci stiamo avvicinando proprio alla porta, e adesso fra pochi istanti potrete sentire i riti che precedono l'apertura della porta stessa. Come forse avrete notato, ecco, ascoltiamo il cardinale che fa l'introduzione. La misericordia del Padre, la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Ecco, il cardinale sta salutando tutti quanti, i fedeli. Siano con tutti voi. E con il tuo Signore. Benedetto sei tu, o Padre, tu lento all'ira e grande nell'amore. Il tuo amore, per sempre. Benedetto sei tu, Figlio unigenito, tu che ci hai liberati dai nostri peccati con il tuo sangue. Il tuo amore, per sempre. Benedetto sei tu, Spirito Santo, tu che sei la remissione dei nostri peccati. Il tuo amore per sempre. Preghiamo. Benedetto sei tu, Signore, Padre nostro, che hai mandato il tuo Figlio nel mondo per raccogliere in unità, mediante l'effusione del suo sangue,
gli uomini lacerati e dispersi dal peccato. Tu lo hai costituito pastore e porta dell'ovile, perché chi entra sia salvo e chi entra ed esce trovi i pascoli della vita. Dona ai tuoi fedeli che varcano questa soglia di essere accolti alla tua presenza e di sperimentare, o Padre, la tua misericordia per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco. Aprite le porte della giustizia. Ecco, il cardinale ricorda. Entreremo. Aprite le porte della giustizia, entreremo a rendere grazie al Signore. Ecco, con questa ammonizione ci si prepara all'apertura della porta. Libro e microfono avanti. Libro e microfono. Ecco, questo è il momento culminante nel quale avrà luogo l'apertura. È questa la porta del Signore, per essa entriamo per ottenere misericordia e perdono. Ecco, quindi è stato ricordato che per questa porta entriamo per ottenere misericordia e perdono. Ecco, il Vescovo, così come avete visto nei riti in cui anche il Papa lo ha fatto a Roma, a San Pietro, il Vescovo resta da solo, sostando in preghiera davanti alla porta, proprio perché questo è un momento nel quale ciascuno di noi deve aprire il suo cuore. Il Vescovo si sofferma presso la porta e la porta viene spinta e aperta. Ha inizio ufficialmente il Giubileo anche con l'apertura della porta presso la chiesa di Altavilla. Ecco, il Vescovo ancora sosta presso la porta in preghiera e certamente in questo momento starà chiedendo al Signore di poter stare unito a Lui, ecco, ciascuno di noi varcando questa porta ricordi il mistero centrale di questo Giubileo.
tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte. Da te più non ci allontaneremo, ci farai vivere e invocheremo il tuo nome. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, entrando nel mondo, Cristo dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: ecco, io vengo per fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria s'alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta.
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Parola del Signore. Fratelli e sorelle carissimi, domenica scorsa accompagnavo il Santo Padre che apriva la porta santa alla Basilica di San Giovanni in Laterano e ho vissuto questo momento con viva commozione. Oggi, con la stessa commozione, ho aperto per mandato del nostro Vescovo Corrado, ho aperto questa porta qui nel santuario della Milicia, una porta che vuole essere un torrente di grazia e di amore. L'anno della misericordia. Cari fratelli e sorelle, la misericordia non è un teorema intellettuale, la misericordia non è un'ideologia, la misericordia non è qualcosa di speculativo, ma la misericordia è l'amore. È l'amore del Padre che ha tanto amato il mondo, che quando l'uomo, abusando della sua libertà, ha voluto infrangere quel comandamento, la cui osservanza significava sottomissione a Dio Creatore, fin da quel momento si dischiuse il cammino della salvezza, una vergine schiaccerà il tuo capo al maligno che aveva tentato Adamo ed Eva, e attraverso questa tentazione il peccato era entrato nel mondo e con il peccato il disequilibrio fra la natura e la grazia, turbando quell'armonia di una creazione fatta da Dio per creare la casa dell'uomo e confidata all'uomo perché la conservasse nel suo splendore, nella sua armonia. Ma il peccato, entrato nel mondo, ha distrutto questa armonia. E ancora oggi,
noi vediamo come il creato attorno a noi, le nostre relazioni con i nostri fratelli e le nostre sorelle, i sistemi politici, economici, non creano armonia, al contrario, creano separazione, egoismi. Ed ecco la misericordia del Padre, il quale ha tanto amato il mondo da dare il suo unigenito figlio. Ha bisogno che questa misericordia si incarni, che questa misericordia tocchi l'umanità, che questa misericordia, se così si può dire, si inserisca nel cammino dell'uomo che si è allontanato. E per questo ci stiamo preparando al Natale, ci stiamo preparando a ricevere il Signore. E il Natale non è un solo ricordo del passato, il Natale è un continuo presente. Se qualcuno mi ama, osserva i miei comandamenti. L'amore a Dio ha bisogno di essere testimoniato nelle opere. Ma se qualcuno mi ama, noi verremo a Lui e staremo con Lui. Ecco il Natale. Dio che viene, Dio che rimane con noi, Dio che ci accompagna. E questo amore del Padre trova un riflesso speculare nel Figlio. Non c'è amore più grande di colui che dà la vita per la persona amata. Lo contempleremo agire a Betlemme. Ma vedremo la croce. Non c'è amore più grande di colui che dà la vita per la persona amata, è Lui che dà la vita per me, perché io sono la persona amata. Ciascuno di noi, un amore infinito, un amore intenso, un amore di condivisione. La misericordia, fratelli e sorelle, e sperimentare questo contatto con Dio. La misericordia è sentire che Dio si prende cura di noi. C'è nel Vangelo quella frase: se Dio si prende cura degli uccelli dell'aria e dei gigli del campo, quando più non si prenderà cura di te? L'uomo, la cui dignità riposa nell'essere stato creato a immagine e somiglianza di Dio, la cui redenzione ha richiesto l'incarnazione del Figlio e si è operata attraverso il sangue della croce, il cui cammino è illuminato sempre dal dono dello Spirito Santo. Basta aprire gli occhi, è Lui. Attraverso la parola di Dio, attraverso la grazia, nel mistero della Chiesa, illumina il nostro cammino. Gesù lo ha promesso agli apostoli: quando sarò seduto alla destra del Padre, vi manderò lo Spirito, ed Egli vi insegnerà ogni cosa. Ed innanzitutto lo Spirito ci insegna a scoprire, ad amare Dio come nostro Padre. Non è un essere potente, certo lo preghiamo, Dio onnipotente ed eterno, però non è la sua onnipotenza che può offuscare o condizionare la sua paternità. E questa paternità che inquieta, non perché l'uomo vivendo lontano da Dio, l'uomo che si lascia trascinare dal peccato, possa offendere Dio. Forse qui, proprio in questo santuario,
un giorno ebbi a dire: è come se io con un fucile sparassi a un aereo e so che il mio fucile arriva a 50 metri, a 100 metri, l'aereo a 10.000 metri, e il pilota che mi vede non avrebbe paura del mio fucile, perché quel colpo di fucile non raggiungerà mai l'aereo. Il nostro peccato non può impattare Dio, ma Dio, che è Padre, non può acquietarsi della nostra infelicità. Fratelli e sorelle, questo è il cammino della misericordia. Già Giovanni Paolo II ha insistito su una parabola che tutti noi cristiani conoscevamo come la parabola del figlio il prodigo, ma Giovanni Paolo II ha voluto sottolineare che la figura principale era questo padre che aveva rispettato le scelte del proprio figlio, pur sapendo che avrebbe sperperato, che ha conosciuto questo figlio, si è informato, gli è giunta notizia che viveva lì, prendendosi cura dei porci, i quali avevano da mangiare, ma lui non l'aveva da mangiare. E così ogni giorno guardava all'orizzonte. Fratelli e sorelle, Dio guarda negli orizzonti della storia e vede le nostre angustie. Tutte sono conosciute, ma aspetta da noi un gesto. E Giovanni Paolo II ha insistito: questa è la parabola del Padre misericordioso. In fondo questo figlio ha detto: mi alzo e torno non come un figlio, ma come dei servi nella casa del Padre. Andava per le sue esigenze materiali, non pensava che poteva avere l'abbraccio del Padre. Ma quando il Padre lo vede, lo abbraccia e fa festa. Questa è la misericordia di Dio. Gesù ci ha detto: si fa più festa nel cielo per un peccatore pentito che per mille giusti. È la gioia del Padre, il cui amore tocca il nostro cuore, e in forza di questo deposito di grazia conquistata da Cristo sulla croce, ci abbraccia, ci fa sentire il suo calore, così come troviamo in altre parabole del Vangelo il buon pastore che prende la pecorella smarrita sulle sue spalle perché sente il calore del pastore, perché sente i battiti del suo cuore, non la bastona, non gli dà calci, ma gli fa sentire il calore dell'accoglienza. Fratelli e sorelle carissimi, l'anno santo che il Papa ci convoca a celebrare è un anno che ci deve fare scoprire Dio e che ci deve tutti interpellare. Questo è il primo comandamento: amerai Dio con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze. È un anno nel quale a livello personale e a livello comunitario dobbiamo chiederci: che posto Dio occupa nella mia vita, nel mio pensare e nel mio agire? È rilegato a qualche giorno dell'anno,
a qualche momento della settimana, a qualche istante del giorno, ovvero la sua luce, investe tutto il mio pensare e il mio agire. Ricordate quella voce forte di Giovanni Paolo II? Qui nella Valle dei Templi, chiamando alla conversione, possiamo sfuggire alla giustizia di Dio, degli uomini, ma non a quella di Dio. Dio ci vede, Dio ci conosce e Dio attende il nostro ritorno nella sua casa. E ancora una volta, fratelli e sorelle, una volta sperimentata questa misericordia e questa paternità di Dio, Dio ci vuole strumenti, strumenti di misericordia. Abbiamo sentito questa pagina del Vangelo che ha tante chiavi di lettura, da quella che Maria, avendo saputo che Elisabetta attendeva un bambino nella vecchiaia, è voluto correre. Forse Elisabetta aveva di bisogno. All'altra interpretazione, Maria, che nell'annuncio dell'angelo era rimasta sconvolta e l'angelo le aveva dato come segno: Elisabetta ha concepito nella vecchiaia. È voluto andare a vedere, ma è vero quello che l'angelo mi ha annunziato? Però, al di là di tutte queste chiavi di lettura ermeneutiche, ce n'è una, fratelli e sorelle, molto chiara nel racconto di oggi. Il bambino che Elisabetta portava nel grembo ha sussultato nell'arrivo di Maria. Fratelli e sorelle, dobbiamo sentirci strumenti dell'amore di Dio. Ecco qui l'orizzonte che si apre ai nostri occhi, sul quale il Santo Padre ci convoca. Le sette opere di misericordia corporali, le sette opere di misericordia spirituali. Non per fare un'ideologia, non per consegnare in qualche gesto, ma per sensibilizzare il nostro cuore ai bisogni dei nostri fratelli. Proprio ieri sera il Santo Padre, aprendo la porta della Carità, lì vicino alla stazione, diceva che quando si chiuderà la nostra giornata terrena non faremo esame di teologia, non porteremo i blasoni che pensiamo di aver ricevuto qui sulla terra, ma saremo interrogati soltanto se abbiamo amato, se abbiamo servito, se siamo stati accanto ai più bisognosi nei loro bisogni concreti. Fratelli e sorelle, pochi giorni dopo che Papa Francesco era stato chiamato a succedere nella sede di Pietro, a Roma, ha incontrato i vescovi della Sicilia, 15 giorni dopo della sua nomina, e lì ci ha parlato di Lampedusa e ha detto, gliel'avevamo detto noi, questo fenomeno dei profughi, e il Papa ha detto: questo sta facendo cammino nella mia testa, voglio andare, una visita breve, voglio andare a pregare. E lì avete sentito il soffio dello Spirito che gli ha fatto elevare la sua voce, la globalizzazione dell'indifferenza. E lì è la chiave, perché vuole la misericordia. Fratelli e sorelle, se il nostro cuore non si apre all'amore, allora cosa siamo?
Siamo state create a immagine e somiglianza di Dio. Dio è amore. E per questo nell'uomo c'è insito nella sua carne il desiderio di amare. Ma se amiamo Dio e non amiamo i nostri fratelli, allora la nostra fede è una fede vuota. È un teorema di fede, non è vera fede. Ecco allora che si apre questo anno, cammino di salvezza, che deve avere come primo tappa l'abbraccio misericordioso di Dio. Nel sacramento della riconciliazione, lasciatevi riconciliare, dice il Signore, dice il profeta, lasciatevi riconciliare. È l'invito della Chiesa a ognuno di noi di riconciliarci con Dio, perché solo chi ha sperimentato questo amore allora il suo cuore saprà battere i ritmi di Dio e non potrà chiudersi nei propri egoismi, oppure percepire soltanto quello che vede, ma essere attento al fratello che bussa, al fratello che è nel bisogno, al fratello che si è allontanato da Dio, perché possa ritrovare, non per nostra soddisfazione, ma perché l'uomo, allontanandosi da Dio, non è più felice, è anzi un vero infelice. Hai fatto il nostro cuore per te ed il nostro cuore è inquieto fino a quando non riposa in te. Oggi, nell'aprire questa porta, tornavano alla mia mente la parola forte di Giovanni Paolo II, che a sua volta si faceva eco di Giovanni Vigesimo III e dell'insegnamento di Paolo VI nel Concilio. Giovanni Vigesimo III aveva detto: la Chiesa vuole aprire le sue porte, e da queste porte la Chiesa deve fare risplendere la sua santità. Fratelli e sorelle, noi apriamo queste porte per incontrare il Signore, e da questo incontro deve risplendere la nostra santità. Di questo ha bisogno il mondo. E queste porte, una volta che noi abbiamo sperimentato quest'amore di Dio, non possiamo noi chiuderci. Sperimentare l'amore di Dio, allora capiamo la voce di Giovanni Paolo II: aprite, anzi spalancate le porte del vostro cuore a Cristo. Non una piccola fessura che può illuminare solo una parte della nostra vita. Abbiamo bisogno della luce di Dio su tutta la nostra vita, deve investire la nostra esistenza. E una volta che questa porta è aperta, portate il lieto annunzio. Ecco allora che questo anno della misericordia deve essere come un fluido vitale che deve scorrere in tutta la comunità ecclesiale e che deve anche uscire dalla comunità ecclesiale, perché il Signore è padre di tutti, perché il Signore vuole che la sua buona novella sia portata a tutti. Ecco allora una Chiesa che ha sperimentato la misericordia, una Chiesa misericordiata, che sente allora il bisogno di portare questo annunzio. E si accelera così la preghiera di Gesù: Padre, che siano una sola cosa, come io sono in te e tu sei in me.
e in questo tempio, in questo santuario, alla porta incontreremo Maria. Maria, come a Cana, qui, ci dirà ancora una volta: fate tutto quello che Egli vi dirà. Lasciamo che Gesù parli al nostro cuore, non invadendolo con le nostre richieste, e chiediamo a Maria che ci aiuti a fare tutto quello che Egli ci dirà, che Gesù ci dice. Gesù, parola che si fa carne, parola che viene a noi, parola che deve vivere in noi. Celebrando la liturgia della Domenica, giorno del Signore, rinnoviamo insieme la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose. Unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, accogliendo la presenza misericordiosa del Figlio di Dio, eleviamo la nostra supplica e rivolgiamo la nostra lode a colui che ce lo ha donato. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per il Papa, i Vescovi e i Sacerdoti, perché siano efficaci mediatori della misericordia di Dio, che comprende le nostre debolezze e ci dona la forza per riprendere il cammino di fede, con gioia e gratitudine, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per gli educatori, perché in questo anno giubilare sappiano formare nei ragazzi una coscienza sensibile alla compassione, offrendo anzitutto l'esempio convincente della propria coerenza, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché questa Eucaristia, segno di festa e di perdono, sia il canto di ringraziamento della nostra assemblea al Padre che ha fatto di Cristo la fonte della misericordia e della pace. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore.
perché l'apertura della porta in questo nostro santuario, nell'anno santo della misericordia, che si è aperta per accogliere tanti pellegrini, ci aiuti ad aprire le porte del nostro cuore per offrire con gioia a tutti il perdono del Signore. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi qui presenti, perché la parola di misericordia sia da noi accolta con fede e ci renda capaci di riconoscere i valori veri e di incarnarli nella carità operosa di ogni giorno. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ascolto, Padre, la nostra supplica e manda lo Spirito Santo a penetrare i cuori e la mente, rendendoci pronti ad accogliere la Tua immensa misericordia nel Figlio Tuo venuto nella nostra carne, per Cristo nostro Signore.
preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, oh Dio, i doni che presentiamo all'altare e consacrali con la potenza del tuo Spirito che santificò il grembo della Vergine Maria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Egli fu annunziato da tutti i profeti, la Vergine Madre l'attese e lo portò in grembo con ineffabile amore. Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore che ci invita a preparare il suo Natale, ci trovi vigilanti nella preghiera, esultanti nella lode. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voci unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe e suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, il Vescovo Emerito Paolo che presiede questa Eucaristia, il Collegio Episcopale, i presbiteri, i diaconi, e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia, la libertà e l'amore di figli, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà,
tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Come figli della misericordia del Padre, scambiatevi il dono della pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Per la distribuzione dell'Eucaristia ci saranno 3 ministri davanti l'altare, 2 ministri in fondo, 1 ministro nel salone. Veniamo dal centro e defluiamo dai lati.
Preghiamo ancora insieme il Signore. O Dio, che ci hai dato il pegno della vita eterna, ascolta la nostra preghiera. Quando più si avvicina il gran giorno della nostra salvezza, tanto più cresca il nostro fervore per celebrare degnamente il Natale del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Solo qualche ringraziamento, vi chiedo ancora qualche momento di pazienza. Tutto è dono, anche ciò che è dovuto se è fatto con amore. Ed è per questo che bisogna ringraziare sempre, sempre. E vorrei poter dunque anche in questa occasione dire qualche grazie con tutto il cuore. Lo faccio non solo a nome mio personale, ma a nome di tutta la comunità parrocchiale e del santuario. Vorrei dire grazie innanzitutto al nostro nuovo arcivescovo Don Corrado per aver chiesto all'arcivescovo emerito, il cardinale Paolo Romeo, di presiedere questa Eucaristia e di aprire questa porta santa del nostro santuario mariano diocesano. Va però sottolineato, e questo ci tengo a dirlo proprio in questo momento, che è stato proprio l'arcivescovo emerito, il cardinale Romeo, a tra gli ultimi decreti, prima di lasciare la responsabilità della guida della nostra diocesi, ad indicare il nostro santuario come uno dei luoghi in cui sarebbe stato possibile celebrare la misericordia di Dio in quest'anno straordinario giubilare. Quindi, mentre diciamo grazie all'arcivescovo Corrado, sentiamo di dire un grazie ancora più profondo a lei, Eminenza, che ha voluto scegliere questo luogo per questa esperienza di misericordia, di grazia e di gioia che tutti insieme speriamo, con l'aiuto di Dio, di sperimentare durante quest'anno. Qualche altro grazie doveroso, innanzitutto lo voglio rivolgere a tutti coloro che in questa settimana, in questi ultimi 10 giorni, diciamo un po' frettolosamente per tante ragioni, hanno dovuto impegnarsi a realizzare tutto quello che avete visto, tutto quello che abbiamo condiviso nella celebrazione e negli altri momenti, dagli operatori pastorali parrocchiali, ai ministranti, ai volontari del santuario, al coro che ha prontamente preparato la liturgia e ci ha sostenuti nella preghiera di questa sera. Vorrei anche dire un grazie ai responsabili di Tele One che ci hanno permesso di mandare in diretta questa celebrazione in tutta la Sicilia e attraverso lo streaming in tutto il mondo, coloro che si sono collegati al nostro sito. Un pensiero va sempre con affetto, un ricordo caro a tutti gli altavillesi emigrati, soprattutto negli Stati Uniti. C'è una comunità numerosissima, so che in tanti ci stanno seguendo attraverso lo streaming e quindi un nostro pensiero va anche a loro. Grazie a chi ha permesso tutto questo. E infine, non vi sembri strano, vorrei dire un grazie a Salvatore e Ritangela, che oggi si sono sposati qui stamattina e hanno voluto donare e lasciare il corredo di fiori, l'addobbo al santuario. Può sembrare strano, ma io sono felice di questo gesto e di questo dono che hanno fatto e questa comunione che hanno voluto sperimentare con tutti noi. Grazie anche a loro.
e grazie a voi confratelli che siete presenti e ci avete onorato con la vostra presenza e la vostra preghiera. Grazie a tutti davvero, iniziamo quest'anno giubilare con impegno di conversione e di vita nuova in Cristo Gesù. Grazie davvero a tutti. Io credo che si è dimenticato un grazie il parroco e il rettore del santuario, che è lui, credo che ha animato tutti quanti. Adesso in questa benedizione liturgica vi porto la benedizione del Santo Padre. Io lunedì ho parlato in due occasioni con lui, lunedì scorso, quindi 5 giorni fa, ho detto che sarei venuto per mandato del Vescovo ad aprire la porta santa qui nel santuario, e il Santo Padre mi ha detto: porti la mia benedizione e per favore fate pregare per me. Io mi faccio portavoce del Papa nel darvi la benedizione e nel dirvi: non dimenticatevi di lui nelle vostre preghiere. Chinate il capo per la benedizione. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio e di attendere il suo avvento glorioso, vi santifichi con la luce della sua visita. Amen. Nel cammino di questa vita Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. Voi che vi rallegrate per la venuta del nostro Redentore, possiate godere della gioia eterna quando Egli verrà nella gloria. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Siate testimoni gioiosi della misericordia di Dio. Andate in pace. Volevo leggervi in conclusione
un pezzo della bolla di indizione Misericordiae Vultus, nella quale il Papa dice: abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia, è fonte di gioia, di serenità e di pace, è la parola che rivela il mistero della Santissima Trinità, è l'atto supremo con il quale Dio ci viene incontro, è la legge che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita, è la vita che unisce Dio e l'uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati. Per questo ho indetto un giubileo straordinario della misericordia come tempo favorevole per la Chiesa, perché renda più forte ed efficace la testimonianza dei credenti. Ecco cos'è quest'anno, un tempo di grazia, un tempo favorevole per la conversione. Buona serata.